Questo evento organizzato appunto da Libera, questa proiezione eh, del corto Munnizza, eh, tra le altre mh, varie iniziative, tra le molte cose che si sono dette, eh, si è pensato appunto di sottolineare un po' eh, la memoria di Peppino Impastato e questo appunto eh, giorno eh, vero e proprio, io direi, della memoria, eh, con la eh, lettura eh, di alcune brevi componimenti di 100, rigorosamente 100 parole, non di più, eh, qui un pochino li si è, è definiti pizzini un po' comunemente. Eh, che artisti vari, hanno eh, giornalisti, insomma, un po' di persone hanno letto ciascuno appunto il proprio eh, e qui siamo in, eh, adesso. Abbiamo come ospite su Libre TV Con Rei che ha letto il suo. Ecco Conì come ti è venuto in mente? Come hai composto questo? Cosa avevi ecco, in mente quando hai composto questo, questo tuo pizzino? Lo chiamo come viene chiamato qui in mente intanto la memoria di un film che testimonia la, quella che è stata l'attività la, 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 di, di Peppino in Passato, cioè i 100 passi col grande Luigi Locaccio. Quindi sono partito da quelle immagini, anzi ricordo che mi è stato chiesto in mattinata se mi piaceva l'idea di poter partecipare a questo progetto. E quindi poi di lì mi sono messo a comporre il mio pizzino. Devo dire che ne ho tirati fuori tre. Però insomma praticamente ho fatto le due e mezza di notte quel giorno lì perché ho voluto rivedere di nuovo le immagini di quel film, ho voluto approfondire eh, informazioni su Radio Out e di nuovo su Peppino in passato. Quindi poi alla fine praticamente ho come dire ho dato voce a Peppino in passato immaginando che lui fosse ancora ai microfoni di Radio Out e quindi come nel suo stile in qualche modo denunciava sfidava un po' ecco le personaggi mafiosi insomma. quindi questo è stato un po' lo spirito che ha animato queste mie cento parole per questa cosa davvero davvero importante di cui Vado onorato. Condiri, tu sei un artista anche? Io sono, dicono gli altri, un poeta, performer e sono un editore indipendente perché mh, il mio libro Interno 4. che un film a leggere e vedere tra i versi è un'opera di cui sono editore a tutti gli effetti. Quindi io ho un codice ISBN e mh, curo della mia opera anche la produzione e la distribuzione in prima persona e non è la prima volta che mh, come dire, cerco di mettere a servizio quello che è il mio modo di fare poesia uh, a favore di cause sociali e nobili, per esempio di recente questo libro mh, è stato diciamo, venduto a favore di emergency, Mm, ho appoggiato nel 2012 i lavoratori di Cinecittà Studios per molti mesi, anzi siamo ancora in contatto e altre cose. Insomma, quindi per me non è diciamo, la prima volta in effetti, che partecipo a un progetto che mm, ha tutto l'intento di accendere i riflettori o comunque di far riflettere le persone per qualcosa che veramente, anzi aggiungo che forse uno dei problemi di questo Paese è che pensiamo che sia governato um, Palazzo Chigi. O, che, o a Montecitorio o al Senato della Repubblica. In realtà chi lo governa sono le mafie, questo è il discorso. E quindi bisognerebbe proprio ragionare su questo. Noi pensiamo che abbiamo delegato attraverso il voto con la sovranità del popolo, ammesso che ci siano ancora i no, nostri rappresentanti, ma no, in realtà questo è un paese governato dalle mafie e, cui, e per cui fino a quando non. Eh, dire, non, non si sarà svegliata totalmente una certa coscienza non, non potremo mai andare avanti questo è il discorso, questo è la realtà secondo me non solo dal mio punto di vista, proprio da, dai fatti, non è che ci devono dire esattamente come stanno le cose, la logica ci può portare a capire in effetti come stanno le cose, un po' come non so, una persona deve investigare, un giornalista deve investigare su un caso mh, di mala sanità, eccetera, e poi alla fine però è la logica, accompagnata ovviamente da prove confutabili, a, a, far sì che, a farci capire che in effetti c'è uno stato delle cose e queste cose non portano a niente. Ho capito, senti con noi siamo una piccola web tv, siamo sempre attenti ai collegamenti dove, eh, che ci possono servire per poter conoscere gli ospiti e far conoscere i nostri ospiti, dove possiamo trovarti su internet, le tue opere, i tuoi, eh, non so, mh, il, il tuo lavoro, ci sta un sito, una, un, un account, un qualcosa un sito non ancora, c'è comunque un profilo Facebook che viene utilizzato esclusivamente per la mia attività di poeta, performer e editore indipendente e quindi chiunque può visitare, può venirmi a trovare, insomma, come con i eh, scritto con la Y finale, CONI, e eh, REI come raggio in inglese, e quindi lì può, mh, chiunque può trovare informazioni sulla mia attività e su quelle che sono le, le iniziative a quale aderisco, come nel caso di oggi, eh, per la diciannovesima giornata, no? in memoria delle persone che sono morte purtroppo per le mafie, vittime delle mafie. Sì. Grazie, a Coni Ren. Grazie a voi e a tutti gli spettatori.